scusate, non voglio entrare là dentro. È Zoom papà. Che schifo, dai, ho finito. Ah, no, che schifo, buio sciacquone. Almeno sono educato. Dai, ma io adesso non ci entro lì dentro, però, E infatti non ci dovete entrare, perché quella è la macchina mia, non potete entrare. Se dovete fare bisogno, andate a fare dietro le ruote come i cani. Ma come si muove? Sì, è un cesso a pedali, un po' come Cico. Anche Cico. Assurdo. Lo voglio anch'io quel cesso. Molto bello. Oggi si upgrade a questo cesso a pedali e lo si fa diventare un'auto super fighissima. Bellissimo. Tramite il meccanico grandissimo. Il garage del Lion Extreme Race Master Pro Supremus. Un nuovo nome pure. E nelle mie danze da upgrade. Esatto, molto utile. È la chiave inglese, molto piccolina, ma utile, di Cico Tobi. Il piccolo. Dei, ragazzi, il questa chiave inglese è proprio piccola. Io non posso aiutarvi, Lion VGF. E poi abbiamo l'inutile sacco di pisello lì in fondo, che non serve a niente, però lo investiremo qualche volta. È un bersaglio, per testare le abilità. Allora serve qualcosa, devo testare le macchine. Bravo. Ok, ma tu ti senti pronto, carico? Naturalmente, il cesso a pedali mi attende, amici miei. Quindi io proverei subito. Ti chiama anche ruote volanti, quindi stai proprio a posto. Certo, ruote volanti di cesso a pedale. Però, ok, mi chiudo dentro. Ok, sgaso. Sei pronto? Buona fortuna, uomo. Non male. Corri però, non mi aspettavo. Pista abbastanza. Allora, proviamo come primo test, naturalmente, la rampa pazza sgravizzona. È una macchina suprema. Vediamo un po'. Non è tanto. Un bilanciamento totale. È un po' caduto però alla fine. Sei riuscito a scavalcarlo? Mantenuto in piedi. Beh, secondo me è un risultato del tutto irrispettabile. Non me l'aspettavo mai. Anche il drifting fa. Adesso proviamo, come tutti ben sappiamo, i test per ogni veicolo sono tre. Il test migliore. Test migliore, schiacciamento di idiota pedone. Vediamo se mi schiaccia bene, che secondo me Sì. Buono. Poi vedi, è molto massiccio, no? Quindi travolge bene. Poi, ma non pensavo che facesse tutto sto male. È anche strano perché tra questo cesso a pedali e Alex non si capisce quale dei due è il cesso. È quale Alex? Lo stai guidando Alex? Mi sa, ho detto. Questa è la macchina Alex, pazzesco. Perché? Attenzione. Strano che me ne vado. No, non esagerate, poverino. Ok, adesso vado a schiantare Alex contro questo camion. Anche questo sembra Alex. Mamma mia. Infatti, allora, vi devo dire. Alex. Però si rimette in piedi subito. La tecnologia antiribaltamento scorregge. Praticamente se tu ti ribalti, tiri una scorreggia, tiri su. Però comunque buono, ma non buonissimi secondo me. Raggiunge una velocità di picco massima dell'80-90 km orari, non male. Vabbè, su via, è un cesso a pedali, non è che è una Lamborghini. Non è proprio allora, top, possiamo dire questo. Oh, mamma mia, sono prontissimo. Io parcheggio dentro, lascia fare. Certo, potevamo mettere un coso più grande. No, non ci sta dentro. Allora, sai cosa faccio? La parcheggio da fianco. Da fianco. Esatto, faccio da fianco. Con le mie modifiche, tranquillo. Comunque non me la rovinare questa, perché mi piaceva. Quasi quasi la voglio riprovare anche in futuro. La tengo, guarda nel magazzino. Sì, io parto con la mia danza dell'upgrade. Sì. Vai. Guarda che movenze. Vuoi che ti dia uno sculaccione così? Non giusto? Fai un tuo sculaccione. Va bene, domandare è lecito e rispondere cortesia. Oh yeah, l'upgrade sta avvenendo. Wow. Oh yeah, upgrade incredibile, vieni pure. Wow, guarda qui cosa gli ho estratto da dentro. Ma è un altro cesso a pedali questo, è peggio. No, dai, Cico, con calma dell'upgrade. Ma è tutto rugginoso, questo fa venire le notti. Fidati di me, guarda, se lo guidi bene anche i razzetti dietro. Provaci, guarda. E magari anche più veloce. Non è vero, fa schifo. Dici? Ma fa schifo molto. Ma io ho capito che cos'è. Guarda dentro, che schifo. No, Cico, è peggio del cesso. Dai, no, è Lion, l'ho preso dal cesso questo. Scusa, aspetta, cambi. Vado a vedere come si vede la visuale interna del cesso, perché questa curiosità non l'abbiamo saziata. Effettivamente mi rimane. È un altro test da aggiungere questo. Come si vede? Aspetta, ti dico su. Pulito, Belli, c'è anche lo sciacquone. Wow, bellissimo. L'hai tirato bellissimo. Prima. Bello. Ok. Ma se questo ha due posti, posso accompagnarti? Sì, puoi. Ok. Puoi. Permesso. Tra l'altro è bellino, perché credo sia uno di quei camion che si usavano per portare i detenuti. Perché vedo che dietro ha proprio quella caratteristica. Cosa hai fatto tu? No, io non ho visto niente, non mi hai visto. Dove sono? Ti ha dato qualcuno il permesso di salire sul mio cesso a pedali, Alex? Dai, è da prima che stava aspettando in fila, ti prego. Non lo fare più. Non è quello che ha fatto, non lo fare più. Mai più, mai. Non ti permettere, non ti venga in mente un'altra volta in vita tua. No, questa è la prima e l'ultima volta, penso, al mondo. Perché vieni messo nella rampa a non fare nulla come fa Alex, No, è terribile quella roba lì. Stai attento. È molto utile. Sì, la condanna della rampa è proprio irreversibile, Anna. Però se sta parlando quell'imbecille di Alex, ho capito che non conta nulla. Però cioè, sarebbe ragione, il caso di lasciargli dire le sue quattro cavolate, che non serve a mi nulla. Dispiace. Già, vabbè. Già ne dico quattro, anche io. Provo il catorcio rugginosus. Guarda come tira. Cammina più di quanto pensassi. Sì, è vero. Meno del cesso. Sta dando di brutto, vai. Però ha più stabilità e però riesce. Però la rampa ce la fa,
Insomma. No. Un po' così, guarda, no. Attenzione, anche il castello. Malus. Fa il suo. Secondo me, con un po' più di velocità, con una sprintata razza. Perché so che il Rugginosus ha anche i razzetti. Quindi magari. E ho dotato. Ce tranquillo. L'hai i razzi, che c'ha pure i vetri rotti. Prova, ma quelli gliel'hanno equipaggiati, però. Guarda qui. Guarda come va. Razzosus. Incredibile, guarda come vola. Anche lui dotato del sistema di antiribaltamento Rugginosus, che l'hai è questo visto qui. Come si è raddrizzato su? Sì, 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 ecco qua, vedi? Guardalo, Rugginosus, guardalo, incredibile. Bello. Interessante, ci si ribalta facile. Lion, ma c'è della roba nel rimorchio. Non guardatela, l'ho messa prima. Ma cosa vuol dire nel rimorchio? Davvero? C'è della roba nello scompartimento sul retro. Cosa vedi? Io non vedo niente, Anna. Cosa hai visto? È meglio. No, no, me lo devi far capire adesso, sono curioso. Diciamo che magari i passeggeri che c'erano una volta sono rimasti là. Orca miseria. No, che schifo, quella ruggine. Qui ci abbiamo i morti dentro. Ma io non li vedevo. Non guardarci là, io non guardarci. Esattamente, fanno da zavorra, ecco il perché c'è il ribaltamento. Il pacchetto è compreso, come fai a guardare dentro? Perché io non vedo, molto interessante. Perché tipo, io non ho capito, vedo dal finestrino rotto. Ah, io guardo da dentro, magari se mi giro dietro. No, no, ma io non vedo niente. Ma non dietro. Si vede da dietro. Ci sono delle catene però che mi inquietano un pochino. Vabbè, test prossimo, investiamo Alex Nauz. Ah, il migliore, okay, bello. Mi cago forte, Tu devi dire quanto ti fa male, in ossa rotta. Mi farà male di brutto. Ma usate il razzo. L'hai calpestato proprio. No, no, non tornare dietro. Quella è stata dolorosa, secondo me. Vedi, anche perché c'ho pure il paraurti sporgente, che è bello cattivo. Sì, esatto, sì. Quando mi ha colpito quello ho sentito proprio BAM! Tutto il corpo. E ti è piaciuto rotto. Un pochettino, no, però. Non è piaciuto. È sempre contatto umano, quando sei Alex ti devi adattare. Ma cos'è? Prova crash test. Questo secondo me regista bene. Guarda lì, la bella. Molto meglio nel bagno con le ruote. Certo, aggiusta il camion. Metto a posto io. Guarda, sei veramente inutile, non stavi facendo, Cioè, finché io non te l'ho detto. Tu devo dirmelo, magari ti davo fastidio. No, si è dimenticato pure un'altra cosa. I voti, dove dargli lui? No, no, che gli diamo questo incarico di dare i voti ai veicoli. Non sa fare nulla. L'altra volta, mi ricordo male. Allora, scusa. Gli diamo noi. Allora, secondo me il cesso aveva un 2 perché era abbastanza triste. Questo qui, leggermente migliore, 2,5. Cico, stai già portandomi il successivo? Lo sto già portando. Dai, chiudo gli occhi, questo è letale. Chiudo gli occhi. Allora, io sto facendo la danza. Ecco qua. Sì, comunque qualcuno danza. Mi ha scassato i miei rulli per pulire le macchine, quindi saranno sporche. Dobbiamo pulire anche questa persona. Sarà stato Alex, è sicuro, Lion. Sì, ma io ero qua giù, come ho fatto? Scusa, sto facendo la bella statuina. Sei ributtante, Alex. Guarda pure cosa c'è. Guarda, questa danza è stata efficace, te lo dico io. Ma perché hai spostato il camion brutto? No, perché non puoi più guardarlo. Guarda lì, cosa c'è lì? Cos'è? Dai, Cico, dov'è il mio cesso a ruote? Oh, da qui non si vede. Lascialo stare, però, tranquillo. Me l'hai perso? No, sta al sicuro. E se io ti dico di riportarmelo? Dopo, aspetta un attimo. No, Malus. Perché lo vuoi me lo riporti dopo? Ok, io okay, sono perfetto, nella... Oddio, che carino. Questa qui si chiama la nocciolina della velocità. Sì. The Speed King. Ma a me mi pare che sta venendo buio comunque. Ma infatti, assurda questa cosa. Questa è colpa di quell'idiota di Alex al 100%. Ma di brutto, Boh, ti cambia la madre. Guarda come sta venendo grigio, tutto buio per guarda colpa tua. Guarda, adesso si magia. Pulisce tutto che non mamma mia, quella che pulizia. Guarda del che sole. Nubi che ci sono. Guarda che schifo per colpa ti tua. Ti sta per pulire di brutto, però. A me lo pare so. Ancora nuvoloso nella mala sorte, guarda. Si sta pulendo. Ci ho pensato io personalmente. Alex, fai veramente schifo a tua madre, Non ti vuole più in casa. Non dire. Alex, così. Io ti io ambasciatore non porta pena. Tua madre ha detto di andartene subito di casa, Ma perché non sei è una vero, vergogna. Se lo dicevo a me, non a te. Ma chi ha questo nocciolino? Chi ha questo nocciolino? Accarezziamolo, è molto bellino, è molto bellino. Dai, accarezziamolo un po', è bellino il nocciolino. Oh, mi spinge. Non possiamo spingere. Scusa, stai giocando a calcio. Non mi ribaltate, piccolino. Non me l'aspettavo onestamente, scusami. Oh, non bullizzate il nocciolino qua, che è il miglior veicolo. È tenerissimo il nocciolino. Vado, Alex, pronto alla rampa, vado. Vai a fare dai test tuoi. Oh, pista di brutto, sì, il nocciolino, guarda quanto corre, è vero. Il razzo, mi sa 100 km orari, razzo. Ma il razzo, sì, il nocciolino volante. Giro della morte, quick scope. Vediamo un po'. Guardalo lì. Nocciolino. Beh, devo dire niente male, Non male il nocciolino, che mi piace. Che incredibile bellezza il nocciolino, ma sì. È incredibile. Ok, proviamo. Guarda, lo regali, ti prego. No, test numero 2, schiacciare l'idiota. Questo vediamo. Non mi piace il test comunque, È no, l'unico no. Che ti riguarda, quindi secondo me sei anche contento. Oddio, no. Non l'ha preso, ha spinto via il nocciolino. Riproviamo. Perché il problema è che Alex è più pesante del nocciolino non stesso. Non è vero,
dai Alex, sono finiti i test, però dai. Guarda che l'hanno spostato anche loro, e loro anche loro sono più pesanti. Sì, infatti, perché è molto leggero, ecco, il nocciolino, ecco. È molto leggero, non è che stavo insultando te. Perché certo, sei così certo. sensibile, con il tuo sedere grande, no? Ma non mi fa ragazzi, abbastanza male. Stai rompendo il nocciolino, Alex. È incredibile, Alex. È incredibile, il nocciolino 0 punti. Sono molto resiliente io. Non riesce a scontrarsi. Vabbè, contro Alex. La sua leggerezza aiuta nel decollo, capito? Ho capito, ma qui... però mi immagino contro il camion che farà. No, voli via, ti schiacci la io non paura, parlo. Ho paura, mamma mia. Nocciolino, vai come un pazzo. Nocciolino, va. Sì, vabbè. E niente, si è posato. Povero nocciolino. Neanche un millimetro si è spostato il camion. Bah, devo dire che questo qui prende un 1.5 perché veramente... No, ti prego, è bellissimo, me lo lasci a me, gli voglio bene. Cioè, l'unico motivo butterò. Perché fa ridere è che potete spingermi voi a piedi. Ma poi il test della lampa l'ha molto wow, superato bene. Wow, cioè, guarda sì, lì che schifo. Sì, è oh, vero. Sì, no, ma sì, vai, però ci è caduto. Ah, mi ha fatto male. Scusa, mettilo nel container che sì. qua si deve evolvere il nocciolino. Sì, provo a entrare. Ah, guarda, oh, questo ci sta. Adesso il nocciolino diventa di brutto, una cosa bellissima, suprema, fighissima. Ok, confido in te. Intanto io ricordo a tutti quelli che stanno guardando questo fantasmagorico video tre cose. La prima cosa, in edicola trovate gli esperimenti laionici di cui vado molto fiero. Vi invito a provarli e taggarmi su Instagram col risultato. Ovviamente prendete quello che preferite. Questo arancione è quello dello slime, se non ricordo male, molto bello. Sempre e ci trovate in edicola, anche una sorpresa dentro. Guardate che cosa trovate, le nostre nuove tazze laioniche. Ma bellissime quelle. E anche altri tesori, eh. Abbiamo anche le card sopravvivenza estrema che non potete quelle perdervi. Quelle sono epiche. E poi vi ricordo che stasera siamo in live. Voi direte perché dovrei venire? Perché se ti piace GTA abbiamo ricominciato GTA RP in una nuova serie. Ma che fa spaccare da ridere quello. Quindi è di brutto. Io non me la perderei. Anna, che cosa stai facendo? Un po' zozzona. Sto facendo la danza dell'evoluzione. Ma via che evoluzione incredibile. Per il nocciolino ce ne vuole una bella. Ma vedo hai già visto una ruota. Questo? Se vado bene almeno. Guarda che schifo hai fatto. No, come schifo! Guarda qui, lo sapevo. Moglie, come la prendo la macchina? Aspetta, fammi fare un po' una meccanica quantistica. Io lo sapevo che faccio sempre le cose guarda, male. Io ti consiglio di licenziare la Cico che non è capace nel tuo lavoro, vedo. Mannaggia, perché? Ha ragione quello lì brutto. Dai, però. Bella, non è male. Però. È bella. Allora, questa qui è una macchina da corsa degli anni 50. Quindi schifosissima. Bellissima. Però molto pericolosa. La chiamavano la vedovatrice perché oh, i mariti no, ci salivano, poi facevano una gara, morivano istantaneamente. Quindi, no, allora stai attento, ti prego. Vedi, non ha neanche il poggiatesta. Quindi, se prendi una frenata brusca, ti si stacca la cucuzza. Ti fa male il collo, mi sa, un po' un po', un po', un po'. Poi dai, non ti fa male con più. Con i test della rampa. Ok. Vado prima con la rampa, la vedo bella arzilla questa però. Vai, vai, guarda come arzilla. Scatta. È molto veloce. La sua velocità è smodata. Aerodinamica, vai. Gigante pazzo. Guardalo, guardalo. Beh, questa è bella. Guarda lì che bello. Non male, non male, non male, non male. Un bellissimo voto. Questa qui era una macchina seria, secondo me. Proviamo a vedere. Bella, mi è piaciuta. Schiacciamo il ghiotta. Prende sotto bene. Questa ti prende sotto bene, my friend. Tu non hai idea. Oddio, oddio, è partito. Beh, quale l'hai presa nel muso? Proprio come piace a te. Un bel siluro nella faccia. Ok, mi piace. Ho fatto questa. Volare metà rampa, hai visto? Questa è bella, questa mi piace. Guarda come è anche maneggevole, tutto sommato, eh. Non so perché la chiamassero vedovatrice, perché mi pare che. Ma l'hai dato tu il nome, penso. Sia non so molto sicuro. Sicura questa qui, è la numero 18. Ma sì. Sicura non è proprio, però è molto veloce. Fai trovare la prova dello schianto adesso. Ok, schianto contro camion, vedovatrice. Ma mi serve anche questa, vai. E boom! Ecco, è stato un po' schiacciato il camion, è un pochino. Secondo me è anche sicura questa qui. Si ferma a 18 morti, non ne fa un 19esimo. Quindi io la approvo, mi piace. Quindi bella, 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 bella. 6.5, perché giustamente 6.5 è molto alto. Non ci possiamo sbilanciare troppo, la riparcheggio. È vecchiettina comunque, cioè, quindi c'è da considerare anche quello. Ma perché biascichi? Aspetta, perché c'è una che sta biascicando cagate in un modo molto, molto fastidioso. E non è da adesso che lo sta facendo, perché inizia a parlare, però poi non crede nelle cose che sta dicendo. Quindi sbiascica cagate. Esatto, è quello, mi dispiace. Adesso tanto. Mi ridici quello che avevi detto, però me lo dici come Dio volevo comanda. Volevo dire che aveva delle prestazioni ottime, però comunque la carrozzeria era Anna, vecchia. Anna, se quindi... fai un'altra volta schifo in quella maniera, sì. Io ti caccio al posto di Alex, e ti investo. Non ti conviene per niente, ti penso. Prego. Posso prendere la nuova vettura? Oh, guarda ma come non ho fatto la danza.
talza. Mi dispiace, senza talza, guarda che figanza. Ma fa schifo, ma cosa, ma è un giocattolo? No, Lion è ultimo modello, velocissimo. Guarda che simboli bellissimi, incredibili. È bella, però ma hai visto, guarda quanto è pregevole. Ma è più piccola della nocciolina. No, no, è più grande. Spingimi a piedi, vediamo, ecco, se... guarda, vedi che è impossibile spingerti. È impossibile perché è troppo salda. È vero, è molto salda questa qui, Bellissima! Mi ricorda la macchinetta che ti hai ricomprato tu una volta. È vero, mi ricordo, io mi ero ribaltato però da quella, Me lo ricordo perfettamente. Però quello, questa la vedo molto più solida della mia, Molto migliore il modello. Ma è una provatrice questa, attenzione. Ok, quando muori è impossibile. Parto come un pazzo sgravato. Via! Carico, mi raccomando. Oh, guarda quanto è sgravato alla faccia proprio di... Guarda lì come pista. Sì, è abbastanza veloce, Vediamo un po', un giro della morte. Sarà capace? Un bel giro, un bel giro. Oh, guarda lì. Malino. Ma l'ha fatto però, io l'ho visto. Malino, non benissimo, però non male. È molto veloce e scattante. Però è anche molto bella. È bella, ha una linea sportiva. Molto bella. Proviamo a schiacciare l'imbecille, vediamo se funziona bene. No, non proviamo questa cosa qua. Eccolo l'imbecille. Mamma mia che schiacciata. Ha colpito la caviglia. È partita la gamba. Altro che nocciolina. Però questa lascia il segno. Non ha tanta potenza di massa, perché è leggera, quindi... Ok, uomo, so già come risolvere la prossima, tranquillo. Vediamo, perché provo lo schianto al camion. Vediamo se riusciamo a spostarlo. Ci vai sotto da quella. Beh, è molto buono, Un pochino. L'ho visto sobbalzare un ha po'. Ha sobbalzato un pochino, Non è perfetta, però secondo me se la cava bene, meglio delle precedenti. Quindi questa qui ci piace, approvata, voto mi piace. Pacca anche sulla spalla, sette e mezzo, guarda. Una bella pacca sulla spalla alla macchina, non a te, perché tu non fai nulla di utile. No, dai, perché un pezzettino. Parcheggio qua fuori e aspetto la prossima vettura. Ok, io intanto faccio la mia danza. Guarda qui come sono brava. Ah, che bei balli che hai migliorato, Anna. Ti vedo molto. Grazie. Vuoi prestante ballare con me? No, grazie, guarda, sto a posto così. Non ballo con le anziane. Perché attenzione, poi... però, attenzione, c'è un twist. Sì. Questa qui ha i razzi incorporati. Vuoi che io vada con la macchina cesso? Allora, se io sono della macchina cesso, mi puoi sparare i razzi telecomandati. È molto bella questa. Non ti spieghi, non si capiva niente. Non so, stupido. Ma si capiva. Aspetta, è vero però, Allora, prendo questa così vedi se vuoi. Sì, guarda sì, qui, sì, è molto rapida, molto. Anna, attenta, Anna. Oddio. Oddio. Ma mia, che paura. Porca miseria, ma è belli. Ma non acchiappano. Ma è a due posti, Non lo so. Ah, l'ha preso. No, mi hai rotto la macchinina piccola. No, non è a due posti. Ma i razzi anche me, l'ho visto io. Ma io non volevo razzare nessuno, è che sono un po' automatici, questi razzi. Sono pazzi. Molto automatici, di brutto. Sono bellissimi. Belli però, vediamo se posso targettare l'imbecille. No, non si può, perché io sono in una macchina. Oddio. È difficile da prenderlo, però lo prendi un pochino, Un pochino, però... esteticamente è bellissima questa motorona. È una bella moto, molto e poi pesante. Mi piace pure. Molto pesante, per fare marcia indietro ci vuole una settimana. Però i razzi le danno un bel punto in più. Vedi, almeno a quelli più che altro. Questa non è una moto, secondo me, perché ha la ruota talmente grande che è una macchina compatta. Mezza macchina la si chiamava. Vedi, non è un'espaltatrice, secondo me. Ora posso partire con e un bello giro. Test, vai. Vado, mi raccomando. Come un pazzo senza velo ritegno. È veloce? Non è tanto veloce, perché è pesante. Peccatino un po'. È un po' un carro armato. Spara mentre voli. Spa, wow. Non lo so fa. Oddio. No, oddio. Oddio, oddio, oddio. La macchina è colpata. Vabbè, diciamo che non è brava negli atterraggi, Non è perfetta. Ha le sue falle. Ok. Com'è anche questo qua che ride? Cosa ridi? Oh, ma è brutto, Oddio. I missili ti tiro. Mettila. Guarda le tue di falle, che ne hai tantissime. Riprovo. È stato bellissimo. Questa volta con più garbo, ok? Occhio, Proviamo. Attenzione, usa pure i razzetti se vuoi, se preferisci. Proviamo a pigliare sotto l'imbecille. No, mi prende l'aria. L'ho preso. Gliel'hai data una bella botta. Quel che perde in velocità lo guadagna assolutamente in potenza di bombastic. È molto compatto. Vediamo molto se riesce a spingere il camion. Secondo me potrebbe farlo. Ce l'ha, no. È un pochino, no, un pochino, no? Ma l'ha ribulticato Lion. L'ho visto sussultare un pochettino. Mi ha ribulticato ben bene, quindi non è andata bene. Però bella, forte, possente, mi piace. Voto 7, secondo me, per questa non è niente male. Complimenti. È una bella moto e le esplosioni aumentano il punto. Andiamo con la prossima. Scrivete nei commenti qual è la vostra preferita, Questa qui si chiamava la mezza macchina, nel caso qualcuno volesse votarla. Non era male, è anche un po' poliziesca nelle luci che ha dietro. Ok, Anna, danza per il mio gusto personale. Vuoi che danzo di più? Danzo così allora. Sì, yeah. Fammi le maracas sul sedere. Ma Deve interrompere tutto ciò. Deve interrompere. Basta, amico. Abbiamo una nuova. Allora,
100 milioni di euro costa questa. 100 milioni, guarda qua. Ma seria questa qua? Oh, iniziamo ad andare nel livello pro. Livello passerissima, super sport. Questa è pro, se non quasi god. Ammazza, salgo anch'io. Però è molto bella dire, da qua giù. Secondo me, cosa mi dici, una critica? Abbiamo saltato uno step, sembrerebbe. Perché questa qui è epic, fighissima. Quella di prima era bellina quella moto, però era una mezza macchina. È così che funziona un pochetto. Però perché aspetta, tu non sai cosa c'è dopo. Sì. Questa non è mica fighissima. Sì. Quelle dopo sono, quelle super dopo fighissime. Sono più fighissime, ok? Beh, è velocissima. Allora, questa piazza di brutto, Ma la mia molto bella. Guarda, Lion! 360 l'abbiamo fatto! Guarda, guarda che precisione! Adesso riatterro sulla rampa. Malino, malino, però, meno. Però vabbè, l'importante era crederci. Comunque è quella che è andata molto più in alto di tutte le altre. Bravo, adesso ti schiaccio, vediamo se ti schiaccia bene, ok? E vediamo, vai, vai. Schiaccia di brutto. Beh, l'hai presa ben bene questa, eh. Non mi piace questo gioco, io voglio cambiare il ruolo, basta. No, no, è l'unico ruolo che c'è per te, mi schiaccio. È un ruolo molto importante. Chiedo il cambio del ruolo, no. Proviamo schianto duro, crudo, senza futuro. Beh, buono. Però, vedi? La cavalleria è prestante qui, Mi piace questa, è una macchina seria. Guarda, molto bella, mi è piaciuta. Oddio, con prestazioni pazzoidi, serie, sgravate, mi piace questa qui. Ma frenati un attimo, frena i bolletti, spiriti, sì. Oh, mamma mia, che bolletti. Sì, la riparcheggio qua a fianco, mi dai la prossima, va bene? Mamma mia, questa qui non costa 100 milioni, costa 100 miliardi. Però io ho una notizia per te, che purtroppo mi sa che nel video di oggi ci fermiamo la macchina pro, perché è finito il tempo. Quella dopo è suprema. Lo so, ma allora noi faremo un prossimo video. Per il prossimo. E nel prossimo video faremo da macchina god, livello 1 miliardo, a macchina ultra strubra pro. Quello lì è veramente la super livello macchina. Livello 10 miliardi, pazzesca in culios. Adesso, ecco qua, però, che faccio la mia danza. Ci dobbiamo salutare, ci vediamo questa sera in live alle 19 sul sito Viola. Link in descrizione nel primo commento. Mi raccomando, non mancate, giocheremo a GTRP anche. Per oggi, Lion e la gang dell'upgrade out. Ciao.